28 settembre 2022. Nicolai sta percorrendo un giro d'Italia in bicicletta e ora è finalmente nella Costa degli Dei. Siamo all'interno del ristorante Le Breste a Brattirò. Ci racconti la tua esperienza? Allora, sono partito da Udine, in pratica sono arrivato a Reggio Calabria, poi dopo a Messina ho preso il traghetto, ho fatto tutta la Sicilia in pratica e poi sono arrivato di nuovo a Reggio. Da qui invece poi mi muovo verso Salerno, poi Napoli, così Roma, Toscana, Lombardia, per poi tornare a Udine dove abito con la mia famiglia. Questo giro ha un messaggio particolare. Ci racconti quale? Allora, io in questo viaggio lo scopo era quello di portare sì un messaggio di pace e anche di chiedere agli italiani veramente di non smettere di aiutare il nostro popolo, perché quando è iniziata la guerra tutti si sono dati da fare, hanno aiutato tutti, poi man mano è calato che adesso veramente poco e niente, ma adesso serve più di prima, perché prima c'erano persone morte, ma adesso sempre di più persone morte, sempre di più persone senza una casa, senza un tetto, senza niente, senza nulla in pratica. Per cui serve sia il cibo che anche medicinali di primo soccorso, diciamo, quello che serve tantissimo, più che vestiti o altro. Ovviamente ci servono anche le armi, ma l'Italia quello che poteva, qualcosa ci ha dato, poi adesso non entriamo in discorsi, diciamo, che forse devono parlare altri di queste cose qua, no? Per cui sì, ho sulla maglia scritto stop alla guerra, ecco, anche in inglese, sia in italiano, più maglie, diciamo, con varie scritte, e poi ho la bandiera mia che sventola, diciamo, ormai mi conoscono in vari locali, entro e dicono: ah, ma tu sei quello che fa il Giro d'Italia, diciamo che pian pianino ormai mi riconoscono, ecco. È bello che quando vado con la bicicletta per strada le persone suonano e ti salutano, diciamo. Poi c'è qualcuno che grida forza Putin, però andando a 100 all'ora, diciamo così, ecco. Però ce ne sono anche di questi, purtroppo, ecco, che proprio l'altro giorno una persona gridava in continuazione: forza Putin, forza Putin, che proprio sembrava di impazzire, ecco. Ci sono anche questo tipo di persone, però diciamo comunque in Sicilia i siciliani sono stati veramente molto solidali, molto calorosi, per cui sempre la prima cosa che chiedevano: ma quando buttano giù questo matto, diciamo, parlando di Putin ovviamente. Perciò sì, in Italia adesso come adesso ci sono parecchie difficoltà riguardando anche le bollette, le cose sappiamo bene che sono molto alte, però lì veramente le persone stanno soffrendo tantissimo, per cui uno veramente magari dovrebbe sì, mettere la mano sul cuore, quel poco che può. Ci sono in ogni città, ci sono dei centri dove raccolgono, no? Sia di ucraini ma anche italiani, così che potrebbero portare le cose che possono conservarsi, scatolette, diciamo, di fagioli, mais o altre cose, diciamo, quelle che non si rovinano, ecco, tengono più tempo, ecco. Le comunità ucraine come si stanno comportando nei tuoi confronti? Ti stanno accogliendo? Ti vengono incontro? E le amministrazioni italiane? Le amministrazioni italiane sì, tantissimo, ho incontrato tanti sindaci lungo il mio viaggio, varie diciamo, interviste, oltre a quello, diciamo, che mi è stato offerto, come anche stasera che sono ospite in questo bellissimo posto, che è stato offerto da degli amici di amici, così che in pratica mi è stato offerto tante volte, ma da italiani. Invece, per la prima volta ieri sera sono stato ospitato da una famiglia ucraina proprio qui a Gioia Tauro, che dovevo andare in un bed pensavo di andare in bed and breakfast, non mi avevano dato la risposta e ho ricevuto una telefonata da una persona che ho conosciuto ieri stesso a Reggio,
e mi ha chiesto: dammi il numero che io voglio aiutarti, mi fa. E infatti ha chiamato una famiglia di Gioia Tauro dicendo: se non hai ancora trovato, vorremmo ospitarti. Che poi dopo erano della mia stessa città dell'Ucraina, che comunque è stato veramente un enorme piacere che abbiamo avuto l'occasione di parlare. Ovviamente, essendo della stessa città, poi del stesso paese, c'erano tante cose da dire, ovviamente. Sì, per il momento forse alcuni dei miei paesani vedono come che io faccio magari le ferie, no? O mi diverto, che vado un giro in bicicletta. Pian pianino alcuni poi ovviamente si rendono conto. Sui social ovviamente ci sono quelli che mi ringraziano, che qualcuno dice sei il nostro eroe, ma io non voglio essere un eroe o altro, io semplicemente ho deciso di fare questo viaggio prima di tutto per me stesso, poi per il mio popolo, poi uno capisce in un modo o in un altro, però sì, finché io ovviamente sì, faccio anche tanta fatica perché ho dormito sulle spiagge, sulla sabbia, poi dopo ho trovato il sistema per arrangiarmi meglio, poi dopo ovviamente arrivato in Puglia sono stato ospitato tante volte anche dall'onorevole Biasco, che è stato in Parlamento per 6 anni e sono stato ospite a casa sua, diciamo, ecco. Poi man mano, ecco, anche andando verso Napoli sarò ospitato e anche intervistato anche lì. Non ci resta che augurarti una buona prosecuzione di questo viaggio, e speriamo che l'Ucraina ritorni il paese libero che era prima. Questa è la speranza di tutti gli ucraini. Infatti, parlando di accordi, che anche ieri, essendo stato intervistato da RTV di Reggio Calabria, mi hanno fatto questa domanda. Infatti, gli accordi che possono essere adesso, solo quelli, dopo tutti questi morti che abbiamo avuto in Ucraina, solo a Mariupol più di 70.000 persone. Perciò l'unico accordo che l'Ucraina in questo momento è d'accordo ed è capace di fare quello se la Russia si sposta ai confini nostri originali. Solo così, altrimenti purtroppo non c'è verso, perché non è possibile. Adesso che Putin ha detto giorni fa bisognerebbe fermare questo spargimento di sangue, perché in pratica sono morte tante persone, ma lui ha iniziato questa cosa. Adesso fermare sì, lasciaci in pace. Ci hai distrutto il paese, lo ricostruiremo, però lasciaci in pace. A noi serve proprio quella pace lì, senza di loro, ecco, che ormai hanno invaso con la loro cultura, con la loro lingua il nostro paese. I paesi baltici già da mo' si sono spostati completamente, hanno tolto tutto quello che riportava alla cultura russa. E così anche noi adesso cerchiamo di fare questo per avere la nostra identità, la nostra lingua, la nostra cultura che è ricchissima. Perciò è questo che noi vogliamo, ecco, non vogliamo anche le armi, quelle che ci servono, non ci servono per attaccare la Russia, per entrare in Russia, ma ci servono per difenderci e basta. Grazie ancora e in bocca al lupo per il prosegue.